Sono giunti ad Alghero i rappresentanti del Partito Radicale per la Carovana per la Giustizia. Siamo qui con Maurizio Turco. Cos'è la Carovana per la Giustizia? È un'iniziativa che abbiamo preso insieme alle Camere Penali su una proposta di legge costituzionale per la separazione delle carriere, perché chi indaga poi non sia quello che giudichi sul suo lavoro, sostanzialmente a discapito naturalmente dell'indagato. Questa è una vecchia battaglia, una battaglia che negli anni Ottanta fu oggetto anche di un referendum, i famosi referendum Tortora. I cittadini a stragrande maggioranza votarono per la separazione delle carriere e poi il Parlamento tradì il voto popolare. Continuiamo la lotta, questo è il messaggio, e continuiamo a cercare di far vivere il Partito Radicale. Ed è il secondo obiettivo di questa carovana, cioè quello di far sapere che se entro il 31 dicembre non ci saranno 3.000 iscritti al Partito Radicale, il Partito Radicale è chiuso. Tutto questo si scontra con una disinformazione, la disinformazione degli organi ufficiali, dei grandi giornali, delle grandi televisioni, che hanno l'obiettivo non di far decidere al cittadino se sostenere o meno alcune iniziative, ma proprio di non fargliele conoscere, quindi di obbligarli ad alcune scelte, come hanno fatto nel corso di questi decenni e in questi ultimi tempi con alcune emergenze, che tanto emergenze non sono, che alcune emergenze diventano poi la scusa sostanzialmente per non parlare d'altro. Se voi notate, non ci sono più giornali o televisioni che parlano della giustizia, come se il problema giustizia fosse improvvisamente risolto. E invece siamo sempre allo stesso punto, siamo sempre al punto in cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo continua a condannare l'Italia. Ecco, qual è la situazione della giustizia e la situazione delle carceri in Italia? Allora, la situazione della giustizia è quella di milioni di processi che sono depositati nei tribunali italiani, che ingolfano la giustizia. E il Comitato Europeo dei Diritti dell'Uomo ha scritto, il Comitato dei Ministri ha scritto, che a causa delle lentezze delle procedure giudiziarie, civili, penali ed amministrative, in Italia viene messo in pericolo lo Stato di diritto, e questo a partire dagli anni Ottanta. Quindi immaginiamoci dopo 40 anni com'è ridotto lo Stato di diritto in questo Paese. Oltre questo c'è il fatto appunto delle prigioni. Una questione è impedire ad una persona di circolare liberamente dopo aver commesso un reato. Noi stiamo parlando del fatto che la legittima da parte dello Stato indisponibilità alla libertà personale di una persona è una questione. Poi ci sono le afflizioni che non hanno nulla a che fare una sentenza di tribunale che priva della libertà una persona, ma che deve essere privata in modo dignitoso questa libertà. Ecco, tutto questo non accade da nessuna parte in Italia e in nessun carcere italiano. Siamo noti per questo. Il problema delle carceri è il problema dell'afflizione ulteriore alla privazione della libertà. Noi abbiamo tutta una serie di sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in questo senso. Verifichiamo ovunque in Italia, in qualsiasi carcere italiano, tutta una serie di afflizioni che non hanno nulla a che vedere con le leggi italiane, al di fuori di qualsiasi possibile immaginazione, a meno che non si pensi alla tortura. Ieri siamo stati nel carcere di Sassari, nuovo, ambienti puliti, personale cortese, dopodiché vorrei conoscere l'ingegnere, perché è riuscito a fare un qualcosa di una violenza unica. Se gli fosse stato commissionato quello che ha realizzato, gli sarebbe stato commissionato un luogo in cui indurre la malattia nelle persone attraverso il processo di putrefazione. Sono dei luoghi in cui non circola l'aria, le finestre sono alte, la gente è sottoterra, c'è un muro di 14 metri,
dalla finestra non si vedrà mai il cielo, ma perché comunque quando si fa l'ora d'aria c'è una rete sopra. Ecco, tutto questo con la sicurezza, la privazione della libertà, le leggi, la Costituzione, i trattati, i diritti umani fondamentali non hanno nulla a che vedere. Sono tutta una serie di vessazioni ulteriori che rendono poi il periodo di detenzione, che dovrebbe essere finalizzato al reinserimento del reo, diventa semplicemente un periodo in cui c'è l'incattivimento del reo e quindi poi tutta una serie di problematiche successive, senza tener conto che ormai il carcere è diventato sempre più una discarica sociale, non solo perché la maggior parte, la stragrandissima maggior parte dei detenuti è gente del popolo, ma soprattutto perché molti di loro dovrebbero stare in un ospedale psichiatrico, quelli che hanno chiuso senza aver costruito l'alternativa. E noi adesso abbiamo persone che dovrebbero essere curate o in mezzo alla strada o nelle prigioni italiane, con un personale non inadeguato ma impossibilitato ad aiutarli, perché sono persone che hanno bisogno di aiuto. E comunque è saltata la medicina penitenziaria, cioè si sono fatte nel corso degli anni una serie di controriforme che hanno portato sempre più ad isolare il carcere dalla società civile. Questo è come se uno incominciasse a coltivare all'interno di sé, anziché gli anticorpi, i virus, sono delle bombe. E io penso che la bomba di Sassari sarà qualcosa che pagheremo molto caro.